Ancora si sente l'odore di flessibile, purtroppo, e non possiamo toccare niente, neanche aprire le finestre, perché stiamo aspettando la scientifica, però insomma erano ben organizzati, sembra che erano più di 2-3 persone per fare un lavoro del genere e niente, aspettiamo il resoconto. Ancora sono evidenti i segni dell'assalto che si è consumato questa notte in via Ramelli, una zona industriale alle porte del centro aretino, 3 le aziende che sono finite nel mirino di una banda di ladri. I banditi sono entrati in azione attorno alla mezzanotte, prima hanno forzato la porta d'ingresso di un'azienda di vernici, poi utilizzando un muletto come ariete sono riusciti ad introdursi anche nella ditta confinante, in questo caso specializzata nella produzione di leghe metalli. Questo è il buco? Sì, praticamente ho fatto da lì. Dall'azienda confinante? Sì, c'è un'azienda confinante, hanno preso il muletto e hanno sfondato il muro. Sono venuti, abbiamo visto dalle telecamere all'incirca mezzanotte, sono stati rilevati esternamente e quindi hanno continuato per diverse ore. La banda non si è fermata qui, ha visitato infatti anche un'altra azienda di semilavorati. Qui i ladri ben attrezzati sono riusciti addirittura ad aprire la cassaforte con un flessibile. Hanno forzato la porta d'ingresso e poi sono saliti al piano superiore dove teniamo le cassaforti e ci hanno portato via un po' di metallo che avevamo in cassaforte. Poi a livello di danni ci hanno rotto le telecamere. È ancora in corso la quantificazione del bottino, al quale però si aggiungono anche danni subiti dalle aziende. Sul posto la Polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza private. È la seconda volta, insomma, che già ci succede questo, insomma. È un po', insomma, dispiace un po' quando si viene a lavorare e si trova in queste condizioni, è triste, insomma.